Voglio essere libero. Libero come un uomo. Buonasera, anche questa sera Break ha deciso di dedicare uno spazio alle persone disabili, ai familiari delle persone disabili e di farlo sempre insieme e con la collaborazione della signora Angela Arrendo che si occupa da tanto tempo di questo genere di problematiche. Nella precedente puntata abbiamo parlato di presa in carico di un soggetto portatore di disabilità e quindi delle attività che devono essere poste in essere dai familiari perché appunto avvenga questa presa in carico. Questa sera parleremo invece del riconoscimento, come dire, burocratico, del riconoscimento della condizione di invalidità e di quali sono le procedure attraverso cui è possibile ottenere questo riconoscimento. Allora. Grazie, buonasera. Sì, dal momento che è già avvenuta la cosiddetta presa in carico di cui si parlava nella scorsa puntata, il medico di base, il pediatra o il medico di base curante per le persone diciamo adulte, redige praticamente una diagnosi al paziente, che questa può essere ovviamente messa anche da altri medici specialistici per la patologia che sia stata riconosciuta. Da lì si rilevano delle scale che sono dei parametri che utilizzano proprio nel settore ospedaliero, quindi nell'ASP, e viene praticamente inoltrata telematicamente la richiesta per ottenere l'invalidità. Ovviamente non viene in automatico questa richiesta, cioè non è che una persona viene ha una disabilità e subito viene dato il riconoscimento. Deve essere fatta una richiesta da parte del medico. Una volta, tanti anni fa, si faceva tramite il CAF, adesso si fa telematicamente tramite il medico curante stesso. Quindi il paziente si rivolge al medico, il medico compila a sua volta questa cartella informatizzata dove vengono inseriti tutti i codici delle patologie di cui la persona con disabilità è affetta, perché ricordiamo che ogni patologia ha un codice ben distinto. Una volta fatto questa viene inoltrata all'INPS questa richiesta. Anche in questo caso, signora, la interrompo per chiarire meglio la situazione, anche in questo caso le faccio la domanda che le ho fatto nella puntata precedente. Quanto tempo passa? Visto che tutto ormai è fatto telematicamente, dovrebbero passare non altro che 15 giorni, ecco. Però diciamo che, i tempi poi alla fine sono molto ma molto più lunghi, questo c'è da considerare e non si capisce perché, considerato che abbiamo tutto a portata di mano telematicamente. Comunque dovrebbero passare all'incirca 15 giorni. E in questi 15 giorni i familiari che cosa fanno? Come intervengono? In questi 15 giorni comunque appunto, come dicevo nella puntata precedente, c'era comunque la cosiddetta presa in carico, quindi il paziente non rimane scoperto di ausili, di cure, e semplicemente i medici che hanno in cura con lo stesso medico di base faranno una lettera di accompagnamento per un ausilio, per un qualcosa, scrivendo in attesa di riconoscimento di invalidità. Quindi dopo la presa in carico c'è una fase, interlocutoria nel corso della quale viene effettuata la richiesta di riconoscimento dell'invalidità. In questa fase transitoria, in ogni caso, il paziente, il diversamente abile e i familiari naturalmente vengono in qualche modo aiutati, assistiti per far fronte a quelle che sono le esigenze che la disabilità richiede. Benissimo, a questo punto resta per concludere questa puntata capire, una volta ottenuta l'invalidità, che cosa bisogna fare? Sì, c'è da considerare che il riconoscimento dell'invalidità parla solo dell'invalidità civile, quindi la persona può essere, le domande in realtà sono due. Una per lo stato e il grado dell'handicap, che è la cosiddetta legge 104 del 92, che rileva, a secondo la scala di punteggio, che grado di handicap la persona ha. Se al punto 1, ipotesi, ha un handicap non
in condizioni di pericolo di salute o comunque in pericolo di vita, al punto 2 parzialmente, al punto 3 invece si evince proprio che è una persona non autosufficiente e quindi in pericolo anche della sua stessa vita e quindi necessita subito di alcune. Mentre per quanto riguarda l'invalidità e il punteggio, dal 74% in poi la persona viene riconosciuta invalida e quindi fruitrice anche di tanti altri benefici che lo Stato consente. Ma di questo parleremo in una prossima puntata. Intanto ringraziamo la signora Rendo, ringraziamo i nostri telespettatori che hanno mostrato molto interesse per questo genere di problematiche e vi diamo appuntamento alla puntata di domani. Buonasera. Voglio essere libero come un uomo.